Ciao amici, in un video precedente ho fatto le rose con il nastro di raso. Oggi andiamo a fare un fiore. Ci servono dei dischetti di raso più o meno di 5-6 cm di diametro. Per fare questi dischetti mi sono aiutata con del cartone, dei cartoncini. Ne ho fatto uno grande e uno un po' più piccolo, uno appunto di 4-5-6 cm e un altro di 3-4 cm. Dopodiché, una volta che sono stati tagliati, lo piego prima da una parte e poi dall'altra in questo modo, da formare un piccolo imbuto, e taglio sulla punta un pezzettino in modo che rimanga al centro un buco dove poi faremo passare uno spiedino. Ora taglio i dischetti a spicchi in questo modo, senza arrivare al centro, rimango dal centro circa mezzo centimetro, così, in questo modo, e taglio tutti i miei dischetti. Nel mio caso ne uso poi 4 o 5, dipende quanto grande volete fare il fiore. Dopo aver tagliato tutti i dischetti, li passo sopra la fiamma di una candela, nei bordi dove ho tagliato. In questo modo il calore fa arricciare un po' il tessuto, dando la classica forma dei petali. Procedo in questo modo per tutti i dischetti. Ora i nostri dischetti sono pronti per comporre il nostro fiore. Mi aiuto anche con delle perle, con le perline, con delle pietre per fare il centro. Andiamo a vedere come si fa. Infilo i dischetti 1, 2, 3, 4 nello spiedino. Il quinto, che è il più piccolino, lo metto al centro e ci metto anche una perlina. Mi aiuto con la colla a caldo per tenerla ferma. Spingo tutti i dischetti verso il centro e poi capovolgo il fiore così composto e ci metto una foglia, io ho preso una foglia sintetica, quella che trovate anche nei fiori finti. Ci metto ancora della colla a caldo, sempre per tenerla ferma, e ci metto ancora un altro dischetto sopra, così mi tiene fermo tutto il fiore. A questo punto rivesto lo spiedino con il nastro guttaperca, che è il nastro verde che usano i fioristi, quel nastro appiccicoso, e procedo in questo modo. Arrivata quasi alla metà, metto ancora una fogliolina finta e con il nastro la fermo sempre allo spiedino. Procedo in questo modo fino alla fine. Ecco qui, fiore finito. Grazie per aver guardato il video. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanella notifiche per non perdere i prossimi video.
Con questo vi ringrazio, vi mando un grosso bacio e abbraccio, ciao e alla prossima!